Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su House Flipper, signori miei. Il nostro Maullo oggi si rimette... Che cos'è? Che? Tieni? Che? E quindi? Ma che è? Cosa ho trovato, signori miei? Il tesoro? No, non ho trovato niente, non c'è niente. Va bene, ragazzi, siamo tornati su House Flipper. Il nostro Maullo oggi si rimette il camice del tutto fare, del tutto sistemare, del tutto pronto. E torniamo a ristrutturare le case degli altri. Allora, come prima cosa, signori miei, noi dobbiamo... questa casa fa abbastanza schifo, quindi vendiamo tutto quello che c'è in questa casa. Leva sta porca, vendi sta porca, che è brutta e inguardabile. Vendi questo letto che è inguardabile, vendilo, sì, bello così. Poi che altro possiamo vendere? Questo mobiletto mi ha sempre fatto schifo, raga. L'ho comprato per sistemare tutto, ma fa schifo ed è brutto. Oh, perfetto, ok. Non abbiamo più letto, non abbiamo più niente. La sega me la puoi vendere. Oh, facciamo spazio, signori miei. Quando torneremo, questi poster sono brutti forti. Me li levi, grazie. La donnina nuda non la vogliamo. Via, via, via. Anche questo armadietto che non si chiude lo vendiamo, grazie, gentilissimo. Elimina direttamente il martello, lo teniamo però. Così lo possiamo dare in testa a qualcuno a cui non ci va. E detto questo, signori miei, allora... Prima di partire col video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Facebook che Instagram, il link è in descrizione. Se volete supportare il canale con delle piccole donazioni lo potete fare tramite il link sempre in descrizione, tramite l'applicazione PayPal. Detto questo, partiamo con il video. Allora, signori miei, siamo di nuovo qui nella zona delle case in asta, perché ci ho preso gusto, raga, voglio farmi i soldi, quelli belli, belli pesanti, belli pesanti. Quindi, noi abbiamo un budget di 45.000 euro e gli acquisti possibili sono quasi lo stesso giardino, 26.000 euro, 28, no. Io ho adocchiato questa di qua, signori miei, casa con ospiti indesiderati, prezzo 39.000 euro, c'è lo schifo dell'universo all'interno, però non è un'impresa che il nostro Papa Maullo non può affrontare. Quindi io direi, acquistiamo questa casa, la ristrutturiamo e ci facciamo i big money. Quando poi torniamo a casa, signori miei, compreremo anche un letto per poter dormire. Ma intanto compriamo questa casa. Hai acquistato una casa, vuoi andarci davvero? Certo che ci dobbiamo andare. Dobbiamo sistemarla e vendercela. Mamma mia che schifo. Ma chi me l'ha fatto fare? Ok, siamo arrivati, signori miei, e già vedo là davanti alla porta gli scarafaggi che si muovono. Che cosa schifosa, signori miei. Allora, c'è un giardino da pulire. Allora, ovviamente, signori miei, il video sarà diviso in due parti, come lo scorso mercoledì. In un primo video sistemeremo, quantomeno cercheremo di liberare la casa da tutto questo schifo, però mi sto dedicando al giardino. E nel secondo video, signori miei, ci concentreremo invece sull'arredare la casa. Noto con piacere che forse i vetri sono puliti, raga. I vetri sono l'unica cosa che non ho minimamente voglia di andare a pulire, raga. Quelli vetri li lascio sporchi. Allora, dai con l'aspirapolvere. Mi sembra giusto, raga. Se avete scarafaggi a casa, io vi ricordo di usare l'aspirapolvere. Se ne vanno tutti. E poi il problema è svuotare il cestone dell'aspirapolvere. Però va bene. Va bene, signori miei. Sono problemi che si vedrà qualcun altro. Il Maullo del futuro, il Maullo del presente, il Papa Maullo del presente. Leva gli scarafaggi con l'aspirapolvere. Vai, folletto. Aspira tutto, aspira tutto. Ok, siamo pronti al disastro più totale, signori miei. Qua c'è lo schifo dell'universo. Noi ancora non siamo entrati, raga. Sto video già sta durando 10 minuti e abbiamo solamente pulito esternamente la casa. Cioè, vi rendete conto? Ma siamo dei pazzi a fare questi acquisti. Siamo dei pazzi a fare questi acquisti. Ok, mi ridai la manina tanto carina. Ok, entriamo, signori miei. Buongiorno. Allora, prima vista non vedo cose brutte. Il problema è quando passeremo questa porta. Ecco, appunto. Ok, c'è un po' di vomito. Ok, questo c'è uno specchio rotto. Le pareti vanno tutte riverniciate. Che fondo schiena. Altro vetro rotto. Ok, andiamo da questa parte. Apri questa porta. Salve, madonna mia. Qua il bagno mi sembra andare a ripitturare tutto. Va bene, quel lampadario è bruttissimo. Hanno la vasca, coraggio. E qui del vomito. Qui non sono arrivati al water. Signori, hanno vomitato ovunque tranne dentro il water. Però va bene. La vasca è inguardabile, questo io lo lascerei, signori miei. Secondo me è un tocco di classe. Sì, sì, è un tocco di classe il fatto che siano i muri dietro. Entriamo prima in questa stanza che sembra più piccolina e sembra messa anche peggio. Che cos'è? La stanza degli orrori, i comodini all'alterra, il muro tutto staccato.
ha bisogno che sta di un secchio di stucco per stuccare la cavità del muro. Ah, perfetto, sempre più facile, signori miei. Dobbiamo prima stucchiare il muro, ottimo, perfetto. Comunque c'è lo schifo dell'universo, perfetto, ok. Andiamo qui che dovrebbe essere il salone. Salve, doppia porta che non serve a niente, signori miei. Madonna mia, che schifo, raga. Mamma mia, mamma mia. Ma questi dove dormono? Ah, in quella stanzetta di là dormivano, ok. Va bene, va bene, va bene. Allora, come prima cosa, pistola in mano, signori miei. Divertiamoci con la pistola. Leviamo questa doppia porta che non serve a niente. Via, via, via. Butta questa via questa doppia porta. La lasciamo così. Ah, qua si può... C'è un'altra stanza? Ah, lo studio. Complimenti per lo studio. Mamma, il divano buttalo subito che mi fa schifo solo a guardarlo. Butta tutto, raga. Inizia la pulizia, signori miei. Inizia la pulizia. Ci vediamo appena butta tutto, tutto, tutto. Non voglio vedere nulla di tutto questo. Butta, butta, elimina tutto, elimina tutto. Ragazzoli, allora, elimino tutto quanto, rendo nuovamente la casa libera e ci vediamo appena possiamo muoverci meglio dentro la... Iniziare la pulizia, ecco, iniziare la pulizia già sarebbe un bel passo avanti. Ok, signori, abbiamo pulito tutto, abbiamo letteralmente venduto tutto, raga, abbiamo levato tutto quello che si poteva vendere, l'abbiamo venduto. Ora passiamo alla pulizia generale della casa. Io pulirò tutto, promesso, almeno quello che riesco a vedere. L'unica cosa che non pulirò, signori miei, non me ne frega niente se le puliscono loro, saranno le finestre, raga, perché le finestre ci vuole troppo tempo, ci vuole il brevetto per guidare quella specie di sponzino sulle finestre. Le finestre se le puliranno loro. Noi quello che dobbiamo fare è cercare di pulire il più possibile la casa, renderla perfettamente idonea al... Aspettate un attimo, ora qui gli scarafaggi li andiamo a levare con calma. Devo prima levare gli scarafaggi e pulire a terra? No, riesco a pulire a terra nonostante ci siano gli scarafaggi. Che cosa brutta, signori miei. Voi avete paura degli scarafaggi, raga? Io no, gente, fanno un po' schifo, però dico, paura, paura no. Dico, se si devono eliminare, si eliminano senza troppo pensarci, ecco. Puliamo, le finestre mi sembrano pulite, dai, si sono quantomeno, ci hanno aggraziato il pulire le finestre, ci hanno lasciato una casa che è inguardabile, però quantomeno il pulire le finestre non ce le hanno lasciate. Queste si levano? No, queste sono proprio macchie del muro, ok, va bene, queste sono macchie del muro, perfetto, ok. Continuiamo a pulire in generale, raga. Ok, ragazzoli, allora io avrò fatto dei tagli che sicuramente avete visto qualche parte del video, e avrò messo qualche parte del video, e abbiamo pulito tutto quanto. L'unica cosa che non riesco a capire che cosa sono queste due macchie qui, raga. Questa macchia qui a terra non capisco che cos'è, non capisco dov'è, e quest'altra ragnatela qui che non capisco nemmeno questa dov'è e non capisco nemmeno questa che cos'è. Io sto a pulire tutta quanta la finestra, ma mi rimangono queste due macchie lì che non capisco cosa sono, signori miei. Io non vedo niente, non vedo niente. Io non so se sto ciecato io oppure se è un bug del gioco. Come per esempio qua mi risulta questa ragnatela. Io provo a levarla ma non me la leva, raga. Hai bisogno di un sacco di stucco. Ma io non voglio levare lo stucco, devo levare questa ragnatela, zio. Devo semplicemente levare questa ragnatela. Niente, niente. No, queste due cose non me le fa levare, raga. Allora, la casa è bella grande, ci si può lavorare parecchio. Io l'unica cosa che ho lasciato, signori miei, è il bagno, perché effettivamente una volta pulito è venuto bello, carino e coccoloso. Ho venduto pure tutti quanti i lampadari, che erano inguardabili e inutili. Quindi, detto questo, signori miei, iniziamo con il primo processo, ovvero cerchiamo i termosifoni. Iniziamo a dare un senso a questa casa. O forse prima ci converrebbe pitturare. Vediamo il discorso dello stucco, raga. Vediamo il discorso dello stucco. Aspettate un attimo, se io... dammi la manina. Se io clicco qui, lui mi fa fare qualcosa? No. E come funziona? Costruire pareti, costruire architravi, posare piastrelle e pannelli. E io lo stucco come lo passo? L'abbiamo trovato, raga, secchio di stucco in gesso. Acquistiamo ora, compriamo un barattolo, lo mettiamo qui e vediamo come funziona. Cambia in stuccaro. Vuol dire? E quindi devi applicare dello stucco. E quindi come funziona? Lo stucco qui è sicuramente necessario. Premi per prendere lo stucco. Aha. E poi come funziona? Addirittura. Ma è un grande questo, signori miei. Passa ancora un po' di stucco. A posto. Bello così. Lo stucco qui è sicuramente necessario. Vuoi ancora stucco? No, non ne vuole più stucco. Qui vuole stucco? No. Allora, riempiamo un'altra palettata di stucco, signori. Abbiamo imparato a passare lo stucco. Qui non ne serve più. Qui abbiamo stuccato. Lì puoi acquistare
Qui il radiatore da bagno. No, non mi interessa. Però lo dobbiamo stucchiare. Pensiamo a stucchiare, però, raga. Allora, dove stanno i buchi a muro? Perfetto, dagli le stucco, zio. Dagli le stucco, dagli le pinza, dagli tutto quanto. Dagli ancora un po' di stucco. Bello, così. A posto, lo stucco qui è sicuramente necessario. Ne vuoi ancora, zio? Io non capisco se gli bastano due palettate o ne vuole ancora, raga. Però abbiamo imparato a passare pure lo stucco, cioè. Va, ne vuoi ancora? No, non gliene passa più. Vediamo se ci sono altre zone in cui ci va lo stucco. Qua ci va sicuramente lo stucco. Dai, è così. Ok, continuiamo a stucchiarci tutte quante le pareti, raga. Bello così. Dai, dai. Ci continuiamo, mi continuo a stucchiare tutte le pareti, raga. E ci vediamo quando ho finito di stucchiare il tutto. Ok, signori miei, abbiamo stucchiato tutto quanto. Tutti i buchi che c'erano li abbiamo sistemati. E secondo me non è venuta per niente male. Ora noi dovremo passare alla pitturazione, che faremo anche in questo episodio, signori miei. Così, il prossimo episodio, il prossimo mercoledì, il prossimo episodio, concluderemo il video con questo doppio video, con l'arredamento completo della casa. Allora, tablet in mano. L'ingresso è verde, noi glielo rifacciamo verde, signori. Allora, andiamo a comprare la pittura. Abbiamo detto l'ingresso lo facciamo verde. Pennelli da pittura? No. Quindi cerchiamo un verde. Verde. No, va bene, me lo cerco da solo il verde. Me lo cerco da solo. Facciamo questo lime, signori miei. Così non dovrebbe dare molto fastidio. Compriamone due, che magari poi ci possono servire anche per fare altre pareti. Uno e due, perfetto. Perché... pennello in mano, signori miei. No, lo devi posare lì. Dopodiché, pennello in mano, signori miei. E... ho detto pennello in mano. Ok, pennello in mano, signori miei. E iniziamo a dipingere la parete, le varie pareti dell'ingresso. Ok, signori. Allora, l'ingresso siamo riusciti a pitturarlo. L'abbiamo fatto verde. I due barattoli ci sono letteralmente bastati. E non è venuto malaccio. Ora io di verde andrei a fare nient'altro. Non facciamo nient'altro, raga. Ora noi andiamo a fare questa parete. Tutta questa stanza qua la facciamo bianca. E lo studio direi di farlo pure bianco, così risparmiamo un sacco di pittura. E questa qua che sarebbe la camera da letto. La camera da letto, boh, ora vediamo. Non lo so. Vediamo che colore farlo, raga. Ok, ragazzuoli, allora io praticamente ho pitturato questa stanza bianca, che sarebbe, diciamo, la cucina salotto. Questa che era lo studio l'ho fatta pure tutta bianca. Eventualmente qua potremmo metterci la cucina invece di farci lo studio, in modo tale da fare cucina qui e qua da questa parte farci magari lo studio con una piccola libreria e la zona televisore da questa parte. Ora poi vedremo nel prossimo video. L'ingresso l'abbiamo lasciato verde come erano. Mi rimangono semplicemente da sistemare il bagno, che eventualmente questa parete potremmo anche farla bianca o di un altro colore, vediamo. E la stanzetta questa da letto, che è pure verde, quindi io direi di mantenerci sul verde, signori miei. Quindi ultimo queste due colori praticamente e chiudiamo il video di oggi. Ok, signori miei, allora siccome mi erano rimasti poco di blu, poco di verde e poco di bianco, non c'avevo voglia di comprare altro colore, la camera da letto l'abbiamo fatta mezza bianca e mezza verde, signori miei. Guardate che tocco di classe, dai, sono un artista, raga, sono un artista. Se volete sistemata a casa, basta che fate un colpo di telefono e Maullo viene in vostro soccorso. Questa cos'è, un'immondizia o è una... che, sì, boh, non so, forse qualcosa di brutto che è rimasto attaccato. Va bene, signori miei, allora, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video. E mercoledì prossimo per finire di arredare questa casa e cercarla di vendere al più prezzo possibile. Detto questo, signori miei, ci vediamo prossimamente qui. Bella, raga, ciao!